amico, andiamo a vedere quale titolo abbiamo scelto, anzi, come sempre, hai scelto questa settimana il nostro titolo nel mirino, Moderna. Beh, insomma, ormai lo conosciamo tutti per ovvie ragioni. È un'azienda statunitense, opera nel campo delle biotecnologie, naturalmente lo conosciamo per il discorso del vaccino, ma insomma, lascio a te, perché Moderna e poi lo andiamo a vedere graficamente. Beh, Moderna, innanzitutto, come hai correttamente introdotto tu, perché bene o male, se fino a 3 anni fa era un titolo tra virgolette snobbato o comunque non molto conosciuto, tantissimi trader e follower lo chiedono, e quindi ho voluto approfittare anche di questa situazione grafica per proporre un titolo solitamente richiesto e analizzato da tanti, perché la situazione grafica oggi è sicuramente molto molto interessante, perché è successo qualcosa di importante, ossia c'è stata la gara, trovo io il vaccino, no, lo trovi tu, io ho trovato la pillola, il mio uccide pure la variante, per cui c'è stato un movimento a strappi, rialzisti e ribassisti su tutte le società quotate che si sono occupate della ricerca sul vaccino. E Moderna, più di altre probabilmente, sta dando dei segnali grafici molto molto importanti. E io ho preparato appunto due grafici. Li andiamo a vedere, esatto, due grafici, non grafici magari, ma grafici naturalmente, daily. E allora partiamo con il primo, perché sempre su time frame daily, Enrico, partiamo dal primo e spieghiamo i motivi. Sì, beh, in questo caso il time frame daily è ottimale perché la situazione offre un focus di breve molto importante, e poi sostanzialmente perché Moderna è un titolo che non ha uno storico importantissimo come ad esempio può essere Apple o General Electric e così via, e quindi ci interessa vedere quello che sta accadendo. Quello che sta accadendo è che da una quotazione che ha sfiorato i $500 si è avuto una fase di downtrend tuttora in atto, che è stata vissuta con dei gap down molto importanti. In questo caso si mostra una volatilità non indifferente. L'ultimo dei gap down, quello di poche sessioni fa, potrebbe essere un cosiddetto gap down esaustivo, ossia l'ultimo gap down, l'ultima frustata, chiamiamola così, al ribasso, che potrebbe portare Moderna in area $190, che vediamo essere un livello statico, ossia orizzontale, che sempre nel 2021, a febbraio e poi a maggio, era un livello che il prezzo non riusciva a superare, che quindi fungeva come resistenza. Il grafico si suol dire in questo caso che ha memoria, e quindi quel livello dei $190, se testato, potrebbe funzionare come supporto e dare in là a una ripartenza. Sì. È un livello molto preciso che in caso di ingresso al rialzo permette poi di posizionare uno stop loss pochi dollari sotto, e quindi di avere un risk reward, un rapporto tra rischio e rendimento sicuramente molto interessante. Ok, allora andiamo a vedere adesso l'altro grafico. Appunto, abbiamo capito che naturalmente il grafico di Moderna non è di lungo corso, quindi lo vediamo su grafico daily. Questo è il secondo. Cosa hai messo in evidenza qui? Beh, in questo caso per gli tra virgolette amanti di Fibonacci, io utilizzo Fibonacci alcune volte per avere delle conferme, perché sono dei livelli che il mercato studia, attende, e che quindi possono contribuire a dare un ingresso rialzista o ribassista. Sostanzialmente dai massimi di ottobre noi vediamo la discesa fino ai $300, e quello è il livello che ci dà l'estensione al 100%, e poi la nuova ondata ribassista con i gap che potrebbe, andando ai $190, confermare l'analisi, ossia vediamo come il livello aureo 1.618 di Fibonacci corrisponde in maniera millimetrica con il livello supportivo evidenziato nel grafico precedente, e anche in questo che lo vediamo come linea tratteggiata. Per cui Fibonacci, il livello più importante sostanzialmente di Fibonacci, coincide con il supporto individuato nel grafico precedente, per cui i $190 sono un livello assolutamente da attenzionare, perché se ci offrirà, a parte il raggiungimento, anche un pattern, quindi una figura combo rialzista, potrebbe essere molto molto interessante l'ingresso long su Moderna. D'accordo, allora questo è il nostro titolo nel mirino della settimana, grazie a Enrico J.